Oggi Valentino Rossi, tra i più famosi e longevi sportivi italiani di successo ancora in attività, compie 40 anni. Li compie a poche settimane dall'inizio della nuova stagione del motomondiale, il motivo per cui da oltre 20 anni tantissime persone sentono il suo nome un po' ovunque, quasi a scandirlano ogni weekend dall'inverno all'autunno. Il 10 marzo, in Qatar, Rossi prenderà parte alla sua 20ª stagione nella massima categoria del motomondiale, quella che un tempo si chiamava soltanto 500 e dal 2002 MotoGP, se si contano anche le classi inferiori, quelle dalle quali iniziano le carriere dei piloti. Il numero di anni nel motomondiale per Rossi arriva a 24, più della metà dei suoi anni. È l'unico pilota nella storia del motociclismo ad aver conquistato più di 200 podi nelle tre classi del motomondiale, e non è ancora finito. Dei 9 titoli mondiali vinti in 4 classi differenti, l'ultimo risale al 2009. Negli ultimi 10 anni, oltre a un inevitabile calo fisiologico e all'arrivo nel motomondiale di due piloti spagnoli talentuosi come Jorge Lorenzo e Marc Márquez, la carriera di Rossi ha subito una flessione dovuta anche alle difficoltà incontrate dalle due scuderie per cui ha corso, Ducati e Yamaha, in periodi differenti. A metà degli anni 2000, Rossi riuscì infatti a far diventare la Yamaha la prima casa costruttrice del motomondiale. Nel 2011 decise di passare alla Ducati, ma l'esperienza con l'azienda bolognese fu estremamente complicata. Rossi e la Ducati non riuscirono mai a trovare continuità nei risultati, anche per le note difficoltà di adattamento dei piloti con le moto prodotte dalla casa italiana, molto potenti ma spesso incompromissibili. Dal 2013 Rossi è tornato alla Yamaha. L'ambientamento ha richiesto alcuni anni, prima di tornare in cima alla classifica del motomondiale tra il 2014 e il 2016, dove però non riuscì mai a battere le onde. Tra le molte polemiche legate alla rivalità con lo spagnolo Márquez, l'ultimo episodio tra i due, dopo quello che costò a Rossi il mondiale del 2015, risale allo scorso aprile, quando a 4 giri dal termine del Gran Premio d'Argentina, Márquez provocò la caduta di Rossi dopo averlo urtato sul fianco sinistro per sorpassare. Rossi era sesto, dopo la caduta si rialzò e riuscì a ripartire, ma concluse la gara al 19° posto. Márquez invece arrivò quinto ma fu poi retrocesso in 18ª posizione dai giudici di gara per le scorrettezze commesse in gara. Negli ultimi due anni la Yamaha, con cui Rossi ha firmato un prolungamento del contratto fino al 2020, ha avuto grossi problemi di gestione, spesso criticati dallo stesso Rossi. Le moto giapponesi hanno avuto problemi soprattutto all'elettronica, che si sono aggiunti a performance generali inferiori a quelle di Honda e Ducati, le due migliori scuderie dell'ultimo motomondiale. In vista della nuova stagione l'azienda giapponese ha provveduto alla riorganizzazione del reparto corse, rafforzando le aree tecniche più in difficoltà per aprire un nuovo ciclo con Rossi e lo spagnolo Maverick Vinales ancora in sella alle due moto ufficiali. Nonostante il titolo mondiale manchi da 10 anni e l'ultima vittoria in gara risalga al 2017, la presenza di Rossi in MotoGP rappresenta ancora un'enorme parte commerciale dell'organizzazione. Nei circuiti dei 16 paesi che ospitano il motomondiale, nei tre spagnoli un po' meno, il giallo è il colore preponderante sugli spalti e il 46 il numero più riconoscibile su maglie, cappellini e bandiere. Questo perché oltre alle vittorie, Rossi è stato per anni uno dei personaggi più stravaganti e originali degli sport motoristici. Rossi rimane l'unico motociclista in attività la cui fama può competere con quella dei piloti di Formula 1, storicamente più ricchi e conosciuti. Dal 2013, poi, Rossi è presente nel motomondiale con una sua scuderia, la Sky Racing TVR46, nata per fare emergere e valorizzare i giovani più di talento del motociclismo italiano. L'anno scorso il TVR46 ha ottenuto il suo primo titolo mondiale, nella classe Moto2, con l'italiano Francesco Bagnaia. Il fatto che Rossi, quarantenne, possieda già una scuderia vincente, potrebbe far pensare a un imminente ritiro dalle corse, ma finora non ne ha mai parlato seriamente e l'impressione è che lo vedremo ancora gareggiare finché riuscirà a essere competitivo in sella.